Quali sono ad oggi gli aggiornamenti? Lei ha coinvolto gli organi competenti, l'assessore Masini e anche Improta. Sì, buongiorno. Abbiamo appunto convocato questa conferenza stampa su due questioni diverse, ma che ricadono tutte e due su un importante viale del nostro territorio, del quartiere San Paolo, come viale Leonardo da Vinci. Lì da oltre 4 anni e mezzo c'è un cantiere che ha praticamente centrato il viale, rendendolo poco utilizzabile e poco praticabile a ogni forma di mobilità, compresa quella carrabile, perché occupa gran parte dello spazio del viale. E questo cantiere, dopo i sondaggi archeologici, per 4 anni e mezzo appunto ha fatto bella mostra di sé, essendo tra l'altro mal gestito sia nella sua mobilità d'emergenza intorno al cantiere, sia nei tratti proprio igienici del cantiere stesso, che per chi lo va a vedere è veramente un brutto spettacolo. Ecco, da questo punto di vista il municipio ha sempre chiesto intanto che momentaneamente venisse smontato il cantiere, che venisse rimontato eventualmente quando devono partire i lavori. Il concessionario non ha mai accettato questa proposta, il cantiere è sempre rimasto lì a creare emergenza. Abbiamo chiesto con 2 lettere all'avvocatura comunale, al sindaco, all'assessore competenti di togliere questo contratto, questo vincolo con questo concessionario privato, e ultimamente l'ufficio del piano urbano parcheggi e l'assessore Improta hanno ritenuto la nostra richiesta più che fondata e hanno fatto una serie di atti per sciogliere la convenzione con questo soggetto, e quindi il piano urbano parcheggi di intervento di via Leonardo da Vinci non si deve fare. E sempre sul viale a fianco insistono varie attività, tra cui un importante complesso scolastico da Vinci Principe di Piemonte, dove ci sono 3 cantieri che hanno avuto storie diverse ma che sono tutte e 3 in attesa di una soluzione rapida. Uno è il cantiere della nuova materna, che è un cantiere vero e proprio, aperto e poi bloccato, e che fa pessima mostra di sé tutte le mattine, con centinaia di studenti, familiari e insegnanti che percorrono dopo quella strada, perché è all'interno del complesso, e abbiamo chiesto un'immediata ripresa di quel cantiere, che con 6 mesi dovrebbe restituirci una nuova scuola materna. Nella scuola Leonardo da Vinci, all'altro ingresso, da largo Leonardo da Vinci, c'è un padiglione che è stato svuotato e abbandonato per la presenza di amianto, che va demolito e ricostruito. Sono anni che il Dipartimento Centrale avrebbe dovuto inserirlo nel piano investimenti, non ci si è mai riuscito. Abbiamo detto che se non ce lo si fa, visto che i municipi nel bilancio 2014 dovrebbero tornare ad avere i piani investimenti, ce lo facessero sapere, perché lo mettiamo noi nel piano investimenti, in modo la prossima estate di poterlo demolire, perché non ci possono stare gli studenti in giro, e poi di poterlo ricostruire. Il terzo è un padiglione di legno della Principe di Piemonte, invece alla sommità della collina, che è stato ristrutturato completamente ormai da 7-8 mesi, ma che non è stato ancora aperto per la mancanza di un collaudo. Ovviamente abbiamo chiesto 2 rapide soluzioni e una indicazione rapida su chi fa il progetto per il nuovo padiglione all'assessore Masini, e devo dire che ho avuto un ottimo livello di scambio e di collaborazione con i 2 assessori che sono stati presenti all'interno di queste problematiche, e che nel corso di una settimana prenderanno visione anche materiale delle questioni, non potendo essere qui oggi, e poi percorreremo insieme le strade per arrivare a rapide soluzioni. Quindi con l'impegno del municipio vediamo il ripristino di Viale Leonardo da Vinci. Abbiamo ovviamente detto immediatamente all'assessore Improta che il concessionario deve perlomeno ripristinare lo stato ex ante, cioè il viale a 2 corsie e uno square centrale in condizioni decenti, e che se il Comune di Roma ha un pochino di senso della misura, deve pretendere anche delle forme di miglioramento del viale stesso, visto che abbiamo pagato 5 anni quasi di emergenza nel viale, e non è proprio un prezzo da poco che ci è stato imposto per un intervento che poi comunque alla fine il soggetto privato, al di là di tutte le problematiche, non è stato in grado di portare avanti. E sulle scuole stesse cose, bisogna brigare. Sulla scuola verrà messo come urgente o lavori urgenti? Sulla scuola c'è un cantiere che ha già un finanziamento, che è cominciato e che è stato sospeso. Questa è una vicenda, la nuova materna. Il cantiere del padiglione di legno, il padiglione storico tra l'altro della scuola, i lavori sono stati conclusi ormai da mesi, quindi si deve capire perché non viene fatto questo collaudo finale, non viene riconsegnato alla scuola per fare laboratorio di ceramica come era prima, o altre attività importanti per la scuola stessa. Il padiglione con l'amianto di Viale da Vinci è una priorità di questo municipio, lo è da anni, ma in questi anni ci veniva detto: non avrete il piano investimenti, quindi non potete farlo, e il Dipartimento Comunale dei Lavori Pubblici diceva: va bene, ce lo mettiamo noi,
tanto che nella proposta del 2013 c'era anche stato messo davvero, purtroppo, malgrado ci fosse stato messo, non è stato finanziato nell'ambito del bilancio 2013. Il bilancio 2014, che comincia subito dopo quello del 2013 e che per dicembre 2013 deve essere presentato, deve contenere questa proposta. Adesso la fa il Dipartimento di nuovo, perché l'ha già fatta sul 2013, con qualche garanzia in più che venga finanziato, visto che è un intervento importante, o in alternativa ce lo dicano, lo farà il municipio, lo mettiamo nel nostro piano investimenti tra le prime priorità, tra i primi interventi necessari, in modo da avere ottime probabilità di arrivare a una conclusione anche questa di una brutta vicenda. Dobbiamo per forza aspettare giugno, perché l'intervento di demolizione può essere fatto solo a scuola vuota e non con gli studenti che stanno in giro.